Grazie Gianluca di essere tornato nelle interviste di Being Sapiens. Siamo qua oggi per parlare di nuovo insieme a partire dal tuo ultimo libro, Le frontiere della vita. È un lavoro molto denso che raccoglie tanto del tuo lavoro di ricerca, di riflessione. La prima domanda è proprio questa, qual è l'intento che avevi quando hai deciso di scrivere questo libro, che raccoglie appunto tanti anni di studi e di ricerche? Beh, insomma, io dico sempre una cosa che dice anche Edgar Morin, cioè che i libri si fanno loro, hanno una loro autonomia. Quindi sì, tra degli interessi iniziali, però poi il materiale si monta, c'è una sorta di bricolage, no? Allora, sicuramente quello che posso dire è che questo libro è il risultato di interessi paralleli, però connessi, no? Per cui io ho detto sì, praticamente i singoli capitoli sono anche abbastanza autonomi, però non sono staccati, no? Allora, dunque, vediamo un po' le tematiche. Vabbè, chiaramente il punto di partenza è l'attuale boom delle scienze del vivente che hanno negli ultimi anni superato come finanziamenti le scienze fisico-chimiche, no? Questo è un fatto molto importante dal punto di vista sociale e purtroppo però come sempre avviene quando le cose sono abbastanza di moda c'è una difficoltà a fare delle riflessioni all'altezza, cioè è sempre il solito discorso che quella che noi chiamiamo divulgazione scientifica è fatta da due livelli. Il primo è degli ottimi autori che conducono il lettore anche rispetto alle problematiche di fondo. Il secondo è, diciamo, scandalistico, non lo dico in senso negativo. Purtroppo, come dire, la moneta cattiva qualche volta scaccia quella buona, non sempre. Però voglio dire, certi aspetti addirittura deterministici che nelle scienze del vivente non esistono, poi qualcuno quando parla di genetica li tira dentro, no? Quindi c'è anche un bisogno di informazione, però nel mio caso è già stata tagliata, diciamo, con aspetti interpretativi. Allora, dunque, allora, la prima cosa, io ho voluto inserire, no, la riflessione sulle scienze del vivente in certi contesti più generali. Allora, il primo contesto è la storia della scienza, no? Noi in realtà non sappiamo nemmeno, e forse non lo sapremo mai perché dipende un po' da tanti fattori sociali e culturali su cui non abbiamo il controllo, perché ci sia stato un ritardo così fisiologico delle scienze del vivente rispetto alle scienze fisico-chimiche e soprattutto all'astronomia, no? Anche se ci sono delle ragioni precise perché l'astronomia fosse così importante nelle migrazioni e nei viaggi degli antichi, quindi un minimo di risposta c'è. Detto questo, però, le scienze biologiche, no? Negli ultimi 2 secoli fanno parte dello stesso processo di decentrazione del posto dell'uomo nel mondo, no? Che hanno innescato l'astronomia e poi le scienze fisico-chimiche. Decentrazione, poi, come dice il libro, non è svalutazione, no? E qui c'è un primo tema filosofico importante, no? Che praticamente la visione evoluzionista dice che ogni specie vivente è unica e quindi interessante di per sé. Quindi il fatto che, come dire, la specie umana è una sola specie e non è il centro del creato la rende forse ancora più interessante, no? Quindi su queste decentrazioni sono state fatte delle letture, secondo me, superficiali e nel libro ne parliamo, no? Da questo punto di vista. Quindi ci sono
insomma, vediamo la decentrazione biologica, perché chiaramente prima il focus era soprattutto sui vertebrati, i nostri parenti, poi abbiamo scoperto che ci sono molti più invertebrati, adesso è l'età, diciamo così, in cui abbiamo iniziato a studiare seriamente i batteri e i virus, che sono la maggioranza assoluta della biosfera, no? Quindi è un processo che continua la decentrazione, diciamola così, copernicana. La seconda cosa che ho voluto mettere in evidenza è quanto la storia conti, no? Nel senso che, vabbè, noi sappiamo quello che ha detto Dobzhansky, che nelle scienze del vivente nulla ha senso se non alla luce dell'evoluzione, no? E quindi quando noi indaghiamo, come dire, l'attuale momento della biosfera, non possiamo non fare riferimento a tutta la storia naturale, no? Certo. Per tantissimi aspetti, ma naturalmente anche quando parliamo del genoma umano e diciamo anche animale, no? Questo è il prodotto di una storia naturale del genoma lunghissima, e dobbiamo indagare questo. Poi dopo, chiaramente, quando noi parliamo della specie umana, dobbiamo indagare il processo di ominizzazione. Quindi praticamente in ogni ambito delle scienze della vita dobbiamo andare addietro nel tempo per complementare, non dico per annullare, poi gli studi recenti, no? E poi l'aspetto invece più interessante, no? Cioè, anche questi sono interessanti, ma un aspetto che molte volte non viene sottolineato in maniera accurata, è che in un certo senso le scienze del vivente, o almeno l'approccio attuale alle scienze del vivente, è esattamente opposto a quello delle scienze fisico-chimiche. Cioè, che cosa voglio dire? Che nell'approccio attuale, poi non è così scontato che sia proprio così, gli oggetti delle scienze fisico-chimiche si comportano allo stesso modo in tutto l'universo. Poi c'è chi dice che le leggi evolvono, che l'universo stesso, c'erano altri universi, quindi non è così banale. Però, diciamo, almeno guardando la galassia, no, insomma, noi facciamo delle scoperte astronomiche dando per scontato questa cosa. Invece noi delle scienze del vivente abbiamo a che fare con un solo caso, quello terrestre, no? E chiaramente questo ha portato a, come dire, gli umani, no, da sempre si pongono il problema di che cosa sta oltre, no? Ecco, questo è un interrogativo già dal 500, no? Poi ci sono stati alti e bassi, no? Sicuramente adesso che abbiamo scoperto che un'intuizione del 500 è diventata realtà, perché la grande una delle più grandi scoperte degli ultimi 30 anni è che nel 500 e nel 600 tutti davano per scontato che c'erano altri sistemi solari, però nessuno aveva i mezzi per... Adesso, come dire, questa grande anticipazione si è rivelata realtà, e abbiamo trovato mondi nella nostra sola galassia a miliardi, no? Sistemi planetari a miliardi, e immaginiamoci nel resto dell'universo. Allora, non è così scontato, cioè sicuramente una buona percentuale o anche una grande percentuale di questi mondi non sono strutturalmente abitabili, almeno rispetto alla vita come lo conosciamo noi. Però se siamo anche pessimisti, sicuramente esistono molti mondi che potrebbero, perché non possiamo, essere abitati da batteri, e un sottoinsieme sicuramente più piccolo in cui l'evoluzione è potuta andare avanti. Perché l'evoluzione, certo, la Terra è un posto particolare, perché l'evoluzione è potuta andare avanti, sia pure con catastrofi, in un sistema solare sufficientemente stabile. Non è detto che
la maggioranza dei sistemi sia così, ma lì è proprio una questione di statistica, no? Che se noi vediamo, pensiamo che anche ci sia una frazione piuttosto piccola dei corpi celesti, planetari, assimilabile alla Terra, ovviamente non in tutto, perché la Terra è unica come qualunque pianeta è unico, cioè questa scoperta dell'unicità anche dei corpi celesti, no? Però è chiaro che possono avere ospitato evoluzioni. Allora, qual è il grosso problema? Che da un lato non abbiamo indizi cogenti per ora di questa cosa, però, e questo lo voglio sottolineare, il discorso scientifico, che poi è chiamato astrobiologia, esobiologia, è già un discorso scientifico molto interessante, perché la scienza è anche produzione di ipotesi, no? Non è solo il fatto che poi le ipotesi vengano rapidamente confermate o smentite. E la produzione di ipotesi è estremamente interessante e, per esempio, arrivata a pensare che è probabile, non certo perché non abbiamo ancora le evidenze, ma che nel sistema solare ci siano varie possibilità di vita comparabile ai nostri batteri. Perché chiaramente una cosa che sicuramente è quasi certa, partendo anche dalla biosfera terrestre, è che la vita batterica è estremamente più diffusa della vita, diciamo, complessa. Allora, detto questo, poi l'ultima cosa filosoficamente importante del testo è che, parlando della vita terrestre, no, viene in primo piano il problema dell'incarnazione. Cioè noi possiamo conoscere l'universo soltanto attraverso le nostre specificità biologiche. Che, come dice Edgar Morin, siamo una specie animale con le sue caratteristiche che si trova attorno a un sole di periferia. Cioè, molto probabilmente le possibilità biologiche e cognitive nell'universo sono molto più ampie di quelle che noi pensiamo. Chiaramente la cosa bella è che la nostra immaginazione è stata già scatenata, no? E quindi facciamo dei ragionamenti sulle possibilità di vita, che però sono sempre fatte da noi, no? Allora, questo è un discorso molto più generale, perché ci dice che la conoscenza umana è sempre situata, no? Certo. È situata nello spazio, nel tempo e nelle nostre specificità biologiche, no? E poi nel libro praticamente faccio l'inverso, nel senso che certi temi molto forti li metto nella introduzione, no? Ma proprio perché sono temi forti, no? Cioè, l'idea fondamentale è che è insensato già la stessa idea di parlare del tutto e dell'universo, perché i confini del tutto e dell'universo si spostano continuamente, no? E quindi ogni conoscenza è conoscenza prospettica dal nostro punto di vista. Allora, da un certo punto di vista, questo è una, come dire, una grossa critica alla presunzione della scienza moderna, che voleva arrivare da qualche parte, no? Quindi era una scienza fondamentalmente basata sul passato, no? Perché a un certo punto ci sono state anche affermazioni tipo quella di Lord Kelvin, che la fisica era quasi completa, no? Poi si è visto invece cosa è successo. Adesso la prospettiva è assolutamente capovolta e secondo me è sensato parlare di una scienza fondata sul futuro, nel senso che dovranno avvenire tantissime cose che ci metteranno in discussione, no? Che bello. Allora, da un lato ci vuole tanta umiltà, cioè capire che noi siamo dei soggetti interessanti anche come nostra conoscenza, ma che la conoscenza non ci viene data facilmente. Dall'altro l'orgoglio, proprio perché non c'è più un garante, che poi lo chiami Dio, la natura,
poco importa perché il tipo di discorso spesso è simile, ma non c'è un garante che ci dice che sia facile il percorso di conoscenza, no? Dobbiamo faticare. Quindi il fatto che noi oggi parliamo sensatamente, non importa dire se poi è una verità o non è una verità, è una verità per noi, per il nostro spazio-tempo, ma possiamo parlare sensatamente anche di scale spaziali e temporali lontanissime da quella dell'esperienza quotidiana. Certo. E le riusciamo a mettere in relazione anche con l'esperienza quotidiana, è una grandissima conquista. L'importante è capire che non ci sono scorciatoie, certo, che si fatica, no? E anche guardare quello che ha già fatto la scienza o anche la conoscenza umana dagli eri antichi, che si muove per rivoluzione, cioè si muove quindi con crisi dei fondamenti della sì. certezza, è un dato antropologico fondamentale, no? Perché mette totalmente in discussione la vecchia idea di controllo della natura, certo, che è sopravvissuta all'uscita, cioè il problema è che non sono solo aspetti religiosi, no? Perché noi abbiamo sacralizzato la natura, cioè abbiamo pensato sempre che ci sia qualcosa di garantito, invece noi non controlliamo niente, invece interagiamo con col mondo, con l'universo, insomma chiamiamolo così, il quale è molto più ricco di noi. Per quello nel libro a un certo punto dico che è il caso di arrenderci. Arrenderci a che? Alla presunzione del controllo. Invece certo. diventa una interminata danza di relazione tra noi e il mondo. Guarda, io ti sono debitore di una frase che tu dicesti tempo fa, forse in una di queste interviste o in una chiacchiera tra di noi, che ha dei risvolti enormi, e io però l'ho adottata e suonava più o meno così, che la nostra crisi postmoderna, con tutti i risvolti anche esistenziali, culturali, si può anche definire come un rimanere eternamente bloccati in una tarda modernità che non finisce mai. Cioè, a me questa cosa piace tantissimo. In qualche modo, negli ultimi 500 anni, con la rivoluzione scientifica moderna, prima di arrivare alla scienza contemporanea degli ultimi decenni, dell'ultimo secolo, sono venute meno tutta una serie di fondamenti gnoseologici, epistemologici, ontologici, no? Che si fondavano molto anche su una visione ovviamente religiosa, metafisica, ma in qualche modo noi è come se fossimo visceralmente ancora legati a quella speranza di una conoscenza moderna che si nutriva un po' di una certa razionalità greca, di una certa visione dell'occhio di Dio, che sperava di aver colto un metodo per avere la conoscenza eterna, assoluta, universale, che non tiene conto dell'unicità, della storicità, del punto di vista, eccetera. E oscilliamo tra il desiderio di recuperare quel punto di riferimento fino a dissoluzioni eccessive postmoderne, di pensiero debole, di relativismo, che ogni tanto, questo è il mio parere, eccedono. No? Allora la mia domanda è questa, visto che tutto questo ha un impatto enorme poi, anche se non compreso, è vissuto sulle nostre vite, nel nostro tentativo di dare un senso all'esistenza e quindi anche al ruolo della conoscenza nell'esistenza, la mia domanda è questa, come vedi gli sviluppi attuali che stavi accennando della scienza della vita, dell'epistemologia della complessità, come un punto di vista che ci può aiutare a trovare un equilibrio sano tra il nostro bisogno in quanto antropologico, in quanto esseri umani, di trovare un senso, no?
e la tentazione di ricadere in certi integralismi tardo, eternamente tardo moderni, che ci fanno vivere un eterno lutto di un Dio che non c'è più e non riusciamo a ricreare un'altra, come diceva Heidegger, solo un Dio ci può salvare, no? Ma non nel senso che dobbiamo rifondare un'altra religione, cioè come la scienza, la rivoluzione della scienza, della vita, dell'epistemologia, della complessità può aiutarci a uscire da questa tarda modernità senza cascare negli eccessi di relativismo postmoderno. Non so se è chiaro. Sì, ho capito benissimo, hai posto tante questioni in una sola domanda. Allora, la prima è che vorrei enfatizzare quello che è successo nella modernità, cioè che la scienza ha consumato una sorta di divorzio tra la figura di Dio e la religione. Cioè, che cosa voglio dire? Il Dio ipotizzato da tanti scienziati non ha niente a che fare col problema morale, col problema sociale, religioso in senso proprio, ma è solo una garanzia della nostra conoscenza. No? Infatti c'è la metafora del Dio legislatore che è stata una proiezione poi del sovrano assoluto della modernità. No? Quindi la modernità nasce, la modernità scientifica dice, con una sorta di divorzio tra il Dio della religione e un Dio costruito come garante. Dopodiché, quando Laplace, no, all'inizio dell'Ottocento, ha detto a Napoleone non ho più bisogno di questa ipotesi di Dio, la garanzia si è spostata nella natura, che, come dire, è stata un'astrazione quanto è l'astrazione del Dio legislatore, no? Che ripeto, stiamo parlando di un fenomeno cognitivo. In questo senso la religione non c'entra niente, cioè ci sono state influenze, ma insomma adesso non dobbiamo parlare di questo. Perché dico che la natura è un'altra astrazione? Perché noi la scriviamo con la N maiuscola, ma la natura non è altro che l'insieme dei sistemi, alcuni semplici, molti complessi, che interagiscono l'uno con l'altro e come tutti i sistemi hanno degli elementi armonici ma anche degli elementi discordanti. Quindi non c'è una, tra virgolette, saggezza della natura antecedente, come non c'è una saggezza, no, del Dio legislatore antecedente. Semmai gli equilibri nella cosiddetta natura si creano nell'interazione e anche nel conflitto tra i vari sistemi, no? Quindi l'essere umano, perché esistono degli equilibri? Perché l'essere umano, e questa è una riflessione ecologica anche importante, si inserisce nelle relazioni con questi sistemi complessi, certe volte fa delle catastrofi, certe volte invece crea delle armonie, no? Detto questo, ecco, la cosa interessante è che poi vale per tantissimi punti di vista, no? Però l'età attuale è policronica, cioè cosa voglio dire? Come sappiamo che il postmoderno in architettura, no, che poi è stata, è la compresenza di tanti stili, certe volte armonica, certe volte conflittuale. Qual è il problema? Che noi, dopo un secolo di rivoluzioni scientifiche e dopo anche fondamentalmente quello che dicevi dell'epistemologia della complessità, c'è una comprensione sulla pluralità della natura, e nello stesso tempo, persino nelle stesse persone, ci sono atteggiamenti del passato. Cioè, qualunque uno faccia ragionamenti sulla natura del tempo, però il tempo psicologico, sociale e culturale è sempre policronico. Cioè noi siamo qua
e abbiamo tanti elementi di novità, però abbiamo anche nelle nostre pratiche delle, tra virgolette, regressioni all'Ottocento, al Settecento, eccetera, eccetera. E questa è la natura attuale, no, della nostra società. Per cui è chiaro che dopo l'operato, come dire, noi dobbiamo operare mettendo in discussione tanti stereotipi e tanti luoghi comuni, laddove paradossalmente sì, sono già stati messi in discussione a livello di elite, ma poi vengono utilizzati nella pratica quotidiana, e non dico solo da, voglio dire, dalle persone, dai cittadini, no? Ma dagli scienziati o dal management, insomma, sappiamo. E dopo ci sono ovviamente tanti aspetti di questo, no? Però un aspetto che è assolutamente evidente è quanto ci si innamori magari di un solo modello, di una sola teoria, perché la consideriamo la verità con la V maiuscola. Salvo scoprire, questa credo che sia una definizione radicale della novità del pensiero complesso, che ogni, tra virgolette, verità ad ogni conoscenza è sempre contestuale, quindi è legata allo spazio, al tempo, agli obiettivi, alla storia, anche in certi casi alla biologia di chi la produce in relazione col mondo, no? Questo è, a livello scientifico è molto complicato, perché noi molte volte andiamo in cerca del modello unico per spiegare il mondo, ma nessuno ci dice che i modelli che sviluppiamo noi o le teorie che sviluppiamo noi, che ripeto siamo un essere biologico molto determinato, riescono a cogliere la totalità del mondo, no? È possibile che possiamo coglierla solo prospetticamente, cioè col bricolage di modelli che magari addirittura ci sentono anche, come dire, lontani l'uno dall'altro, no? Per esempio il discorso della relatività, la meccanica quantistica, tutti sono in cerca di una teoria che le mette insieme, e la ricerca è molto interessante. Però se anche non riuscisse, questa ricerca ci fa capire delle cose in più sulla meccanica quantistica e sulla relatività, e forse metterle in relazione non significa proprio trovare una teoria onnicomprensiva. Chiaramente allora tutto questo rispetto al relativismo, no? Allora io ho fatto degli interventi, no, in cui citavo Umberto Eco, no? E la storia di Umberto Eco secondo me è interessante, perché da un lato è stato il primo a parlare di opera aperta, no? Negli anni 60, cioè il fatto che quando hai un testo artistico-letterario, lui parlava, non c'è l'interpretazione vera, no? Ma un testo, a maggior ragione quanto ha grande valore artistico-letterario, ha sempre bisogno di completamenti da parte del lettore o del critico, e c'è una gamma vasta di interpretazioni. Poi però lui ha scritto I limiti dell'interpretazione, cioè non tutto è sullo stesso piano. Cioè adesso noi non dobbiamo parlare di estetica o di semiotica, però è chiaro che almeno in linea di principio c'è un cono in cui ci sono interpretazioni ammissibili e non ammissibili. Ecco, chiaramente il postmoderno si situa proprio alla frontiera e non si capisce molte volte chi considera qualcosa, alla frontiera tra l'idea che tutto va bene, che insomma è una sorta di nichilismo, certo. E l'idea invece è che sì, il nostro cono delle interpretazioni ammissibile è molto ampio, però c'è una precisa gerarchia che dipende anche dalla comunità
che fa questo tipo di affermazioni, no? Dopo è chiaro che la cosa diventa molto piena di implicazioni, no? Perché quando noi parliamo di scienza, chi è che decide, no? Eccetera, eccetera. Questo rimane un problema, nel senso che probabilmente cose che non erano considerate ammissibili erano state giudicate come eretiche, ma adesso magari diventano invece ammissibili, no? Quindi voglio dire, negare il relativismo non significa che non ci sia un'evoluzione nei nostri criteri, no? Però io lo dico sempre, quando si parla del tutto va bene, che è uno slogan di Feyerabend, lui l'ha detto a proposito delle strategie dello scienziato, che certe volte sono dogmatiche, difendono la loro teoria, e altre volte criticano invece quello che hanno fatto. Quindi è un tutto va bene che dipende, tutto va bene per lo scienziato a seconda dei contesti, e non si cita il resto, no? Quindi è chiaro che tutto questo mette in primo piano ancora una volta la responsabilità, diciamo, dell'individuo, dei gruppi, no? Che a un certo punto di vista devono molto spesso cambiare di strategia, no? Quindi no, io credo che ci sia uno spazio enorme tra la conoscenza dogmatica e deterministica e quello che chiamiamo relativismo nichilista, no? Solo che il paradosso è che poi, siccome ragioniamo come polarità, questo spazio enorme, che è in realtà lo spazio della nostra conoscenza, poi nei discorsi, diciamo, superficiali viene compattato e sembra che ci sia una contrapposizione tra due poli che invece sono, come dire, sono irraggiungibili, sono falsi questi due poli, no? Perché non c'è la certezza assoluta, ma non c'è nemmeno lo scetticismo assoluto, no? Dopo io non lo so perché si continua a enfatizzare questo nichilismo, perché se noi adottassimo nella vita quotidiana il nichilismo saremmo tutti morti, no? Nel senso che se noi i comportamenti fossero tutto sullo stesso piano, vabbè, allora vai sotto una macchina, ti getti nel fuoco, no? Certo. Allora chiaramente c'è qualcosa che non va, nel senso che noi non tutto va bene perché siamo stati selezionati dall'evoluzione, per la nostra specie non tutto va bene e per la nostra società non tutto va bene, no? Nel senso che certi comportamenti, magari ingiustamente, che in una società arcaica o di cacciatori raccoglitori sono apprezzati, da noi non lo sono, certo. Viceversa, no? Quindi è chiaro, come dire, quando Varela parla di via di mezzo, no? Secondo me l'aspetto più importante, visto che mi hai fatto la domanda, che porta all'epistemologia della complessità, oltre agli aspetti che ho già detto della, come dire, della fluidificazione della natura, per esempio, è già un aspetto importante, no? Guarda, proprio hai citato Varela e io proprio volevo convergere lì, cioè in modo super sintetico e in questo continuo tentativo come degli equilibristi di trovare la giusta via di mezzo tra varie forme di integraliste che possono essere tanto religiose come scientiste da un lato, e gli eccessi opposti di un relativismo nichilista. Uno dei movimenti negli ultimi decenni che sta riemergendo, anche proprio per un'esigenza umana, è quello di un recupero del valore della conoscenza in prima persona rispetto all'inflazione che ha subito la conoscenza in terza persona, di cui la massima espressione ovviamente della scienza, negli ultimi 150 anni più o meno, nella cultura di massa e non solo, anche nella cultura accademica ovviamente. Non solo per un'esigenza dell'essere umano comunque che... per carità, tutti apprezziamo la scienza, la tecnica e la potenza e la virtù della conoscenza in terza persona alla sua massima espressione,
ma fondamentalmente poi la capacità di conoscere se stessi e anche di evolvere e cambiare e crescere come individui parte invece dalla conoscenza in prima persona. E vedi, per esempio, Varela, sempre più ci si interroga qual è un rapporto virtuoso, armonioso, costruttivo, più equilibrato tra la conoscenza in prima persona e in terza persona. Chiudo con una piccola parentesi. Ovviamente ci sono anche rischi, come in tutte le grandi domande, di derive, che sono un cercare quel punto fermo che non riusciamo più a trovare fuori, o in modo metafisico, o in modo scientista, no? All'interno, no? E quindi c'è sempre quella tentazione di cercare quella verità assoluta, una volta per tutte, universale, che non tiene conto del contesto, che non tiene conto all'interno, no? Con varie antropologie del nostro essere, espressione della creatività del tutto. Chiusa la parentesi. Però la domanda è: qual è, secondo te, quali sono le prospettive migliori, secondo te, della coevoluzione, da un lato, di un recupero delle forme di conoscenza in prima persona che dialogano con la preziosissime, in particolare scientifiche, conoscenze in terza persona? Beh, io ti dico una cosa, che dietro le conoscenze in terza persona c'è sempre una conoscenza in prima persona e che però oltre a io c'è anche il noi in prima persona. Okay. Cioè, che cosa voglio dire? Le conoscenze scientifiche molte volte adottano addirittura non la terza persona, l'impersonale. It has said that, eccetera. Tutte delle forme di circonlocuzioni, no? Già nella scienza molte volte, fortunatamente adesso si usa lui, molto spesso per specificare il tipo di procedure che fa in laboratorio, che in qualche modo sono uniche, cioè magari un altro laboratorio le copierà o arriva agli stessi risultati, però nei paper scientifici ci sono dei passaggi dalla terza persona alla prima persona. Ma quello che voglio dire è che ogni conoscenza scientifica in genere non è asservita da un individuo solo. Però, punto uno, quando l'individuo, soprattutto se è uno scienziato di grande esperienza, che non ha più magari obblighi accademici così pesanti, fa dei testi molto belli in cui c'è anche l'io. E tra l'altro gli editor americani apprezzano molto questa cosa, che te racconti la terza persona delle conoscenze di un campo attraverso la biografia dello scienziato, no? Quindi voglio dire, c'è già l'io. Poi c'è il noi, e il noi cosa può essere? Il noi può essere una comunità scientifica, che non è detto che sia la comunità scientifica, perché Kunci ha fatto vedere tante cose da questo punto di vista. Può essere la nostra società, certo. Ma noi non siamo gli aborigeni australiani. Certo. Può essere la specie umana, può essere la biologia terrestre, ma noi non siamo la biologia galattica, no? Quindi è chiaro che in ogni terza persona, che è legittima, non dico di no, ma ogni terza persona implica la traduzione in prima persona. Ripeto, se noi consideriamo che non c'è solo l'io, ma il noi nella prima persona, no? È chiaro. Ma poi, ti ripeto, il fatto che per molte conoscenze scientifiche diventa sempre più importante l'aspetto biografico, perché certe scoperte, se una persona non... Sì, ci si sarebbe arrivati, ma con una strada diversa, no? E quindi voglio dire, poi le scoperte che molte volte fa una persona cambiano la storia della scienza, no? Sì, chiaramente noi siamo un po' disperati, vediamo che lo scienziato affoga in lavori noiosi di laboratorio, per cui sembra intercambiabile, ma non lo è, nel senso che nella storia della scienza, appunto, come
perché parliamo di darwinismo e non di evoluzione in genere, no? Perché la biografia di Darwin, dico, di tutti i grandi, è sempre stata così particolare, è stata che insomma arrivare in questo modo all'evoluzione, cioè Darwin non è intercambiabile. Sì, magari ci sarebbe stato qualcun altro, ma il risultato sarebbe stato diverso, no? Allora, o noi diciamo, vabbè, ma il tempo dei pionieri è finito e quindi passiamo dalla prima persona alla terza. No, io mi rifiuto e ritengo anzi che il momento attuale in cui scopriamo che dietro ogni terza persona c'è la prima persona è un momento di grande creatività che ridà spazio all'individuo. Dopodiché che le pratiche scientifiche spesso sono umilianti, dopo lì bisogna vedere quanto ovviamente sono umilianti o quanto sono una preparazione magari di altri salti, no? Dopo chiaramente ogni scienziato ha una responsabilità, però resta il fatto che fino ad oggi le grandi innovazioni scientifiche mettono in primo piano l'io. Se lo eliminiamo, voglio dire, io vedo molti rischi, cioè molti rischi nel senso che la gente, e già succede, no, oggi, perché ci sono questi aspetti che sono troppo enfatizzati, si allontana dalla scienza, no? La scienza è molto popolare, però il rischio qual è? Che rimanga popolare per i suoi risultati tecnici e, come dire, in qualche modo vada in secondo piano lo sviluppo di un fronte della conoscenza. E senza questo sviluppo anche i risultati tecnici si steriliscono da questo punto di vista. Il rischio, uno dei rischi è proprio questo, cioè che noi come specie sembrerebbe, auto-osservandoci, che siamo molto più predisposti mediamente, sto parlando in termini di specie, a sviluppare progressiva e veloce innovazione in forme di conoscenza in terza persona che poi si fanno base per lo sviluppo di tecnologia, rispetto alla capacità di sviluppare per esempio competenze metacognitive, cioè di osservare come la mia mente crea determinate motivazioni, preferenze, logiche di pensiero, no? Da quel punto di vista invece siamo completamente opachi, no? Rispetto, questo crea uno sbilanciamento, cioè che siamo una specie che trasforma sempre di più se stessa individualmente e collettivamente con questa conoscenza umile, certosina, stupenda, scientifica, che poi crea anche tecnica molto potente, ma quanto poi non solo lo scienziato è consapevole magari di avere certi pregiudizi teoretici che influenzano poi la sua ricerca, perché non è stato, come dire, nell'iter del diventare scienziato non è stato dato un peso sufficiente al lavoro su di sé anche come carattere, come tipologia psicologica, ne parlavamo tanti anni fa, ti ricordi, che quello fa preferire determinate teorie rispetto ad altre, ok? Ma questo proprio anche a livello collettivo, cioè il rischio è quello di essere a livello di autoconsapevolezza e quindi di capacità di conoscere se stessi e quindi cambiare molto lenti, molto arcaici rispetto all'accelerazione, vedi le tecnologie biologiche, le tecnologie di intelligenza artificiale, oltre al tema degli armamenti nucleari che sono tornati di recente purtroppo, eccetera. Cioè questo è un tema che ha tanti risvolti, che possono ricadere sia proprio nella formazione di chi è scienziato, come si diceva, ma anche poi sull'impatto di noi come capacità di specie di evolvere, di non autodistruggerci o comunque di non essere il principale problema di noi stessi. Anche qui bisogna ragionare su certe cose, no? Che la coesione tra scienza e tecnologia
È un fatto recente della modernità e poi magari ancora di più degli ultimi 150 anni. Cioè, che cosa voglio dire? Che in un certo senso, anzi in molti sensi, la storia della tecnologia precede quella della scienza, no? Perché la tecnologia è un'attività pratica che abbiamo da quando abbiamo fatto gli strumenti di pietra, da 2 milioni d'anni. Certo. No? E anche la maggiore evoluzione tecnologica, cioè l'invenzione, diciamo l'origine dell'agricoltura, avviene in un contesto che senz'altro non è legato a quello che noi crediamo scienza, no? Perché avviene in un contesto in cui non c'era la parola scritta, quindi non c'è nemmeno la possibilità di dire della terza persona, e invece le conoscenze che si andavano accumulando sugli animali e vegetali venivano tramandate di generazione in generazione oralmente, no? E adesso diamo per scontato questa cosa, ma ci sono voluti, se non millenni, secoli per le singole rivoluzioni agricole, no? Quindi vuol dire che c'è stata una pratica tecnologica che fuoriesce completamente dai canoni nostri della scienza. Poi possiamo chiamare anche, senz'altro gli individui avranno anche avuto le loro riflessioni, che molte volte avranno dato, però le avranno costituite in ambito spirituale o religioso. Allora, che cosa voglio dire? Che evidentemente la fusione di scienza e tecnologia inizia ad avvenire in età moderna, quando lo scienziato non è più solo il teoreta greco, ma vede che, non so, nelle miniere o poi c'è l'esempio della macchina a vapore, no? Che è un'invenzione pratica, allora lo scienziato inizia a ragionare, a dire ma qual è il principio, certo, della macchina a vapore, e dopo scopre la termodinamica. Però non è che viene prima la termodinamica e poi la macchina a vapore, chiaro, viceversa. Quindi voglio dire, in un certo senso la tecnologia è sempre trainante e autonoma, anche okay, adesso con la... Dopodiché la scienza evidentemente, facendo la teoria che sta dietro, allarga le possibilità, no? Quindi è chiaro che c'è questo circolo virtuoso, che è l'aspetto più significativo al giorno d'oggi. Quindi, diciamo, il rapporto tra scienza e tecnologia ha acquisito complessità, perché certe volte la tecnologia è anticipatrice, altre volte, no, come capita, ci sono teorie matematiche stranissime che poi un secolo dopo si vede o l'utilizzazione in fisica, ma addirittura magari stanno alla base, no, di tecnologie. No, è chiaro che la meccanica quantistica ha anche delle ricadute tecnologiche. Quindi questo circolo virtuoso va benissimo. Il grosso problema qual è? Che l'attività riflessiva era sempre stata demandata alla spiritualità, alla religione e poi alla filosofia. E c'è stato spesso dei rapporti molto virtuosi da questo punto di vista. Adesso qual è il paradosso? Che l'apparente successo, e non dico apparente per dire che non c'è, no, il successo che appare di questo circolo tra scienza e tecnologia, che poi voglio dire è virtuoso, ma certe volte entrano anche in conflitto, ma lasciamo stare, sembra aver creato un orgoglio alla Laplace, dire... non ho bisogno di ipotesi filosofiche. Invece non ci rendiamo conto che il successo è strettamente legato alla capacità di questo circolo virtuoso di autotrascendersi, e quindi che le continuità apparenti invece sono punteggiate da crisi in cui ci si mette in discussione appunto sui fondamenti, no? Allora chiaramente ci dobbiamo chiedere perché, io dico questo, probabilmente in età moderna la polarità integralismo, che
che è andata a connotare certi aspetti religiosi, ha squalificato invece tutta la dimensione spirituale e religiosa, però adesso faccio anche filosofica, no? Perché è anche un integralismo filosofico, nel senso che puoi dire, vabbè, ma la conoscenza scientifica è meno importante, come dicevi te, della introspezione. Questo è un altro rischio. Questa è una forma di integralismo pure questo, no? Allora mi sembra che nella nostra società ci sia un errore proprio che dipende anche dalla scarsa conoscenza, no? Di compattare lo spirituale e il filosofico sul passato, mentre invece sono elementi di assoluta necessità e complemento per alimentare il circolo virtuoso tra scienza e filosofia. Cioè, poi chiamala spiritualità, chiamala analisi dei paradigmi, filosofia, sì. Ma la meta riflessione, e io sono convinto che senza questa non ci sarebbe nemmeno stata l'agricoltura, perché voglio dire, quanto noi sappiamo dei popoli antichi e che loro hanno raggiunto delle buone conoscenze pratiche teoriche, però vivendo una grande dimensione mitica, chiamiamola mitica, no? Poi parlare di mito, spiritualità, religione è già un discorso molto ricco e molto complesso, e, o comunque di meta riflessione, no? Poi vediamo il mondo greco, no? Che dava la stessa serietà agli sviluppi scientifici e tecnologici e la stessa serietà a questa dimensione conoscitiva, eccetera, eccetera. Quindi, allora, l'età postmoderna, io vedo, è vero che ci sono tanti risultati integralisti, però il fatto che tanta gente che sia venuta fuori come moda anche la New Age, che tanta gente ricorre, per esempio, quello che non piace tanto alla Chiesa Cattolica, ma invece che secondo me è positivo, a un bricolage di culture spirituali di varie parti del mondo, è un segnale che il divorzio tra pratica scientifica e tecnologica e meta riflessione non funziona più, no? Da questo punto di vista. E voglio dire, per esempio, quella che si chiama epistemologia della complessità, pensiero della complessità, è indissociabile da questa meta riflessione. Cioè, voglio dire, per questo poi quando si parla di teoria della complessità è sbagliato, perché non è una teoria sullo stesso piano di quella scientifica, ma è una meta riflessione su tantissimi elementi storici e sociali della scienza, che poi ha la pretesa anche di influire sul modo in cui si fa scienza, no? Quindi sicuramente è un tentativo, secondo me, ben sviluppato di rafforzare questa dimensione meta, che poi la chiami filosofia o che ne so, insomma, è filosofia nel solco della nostra tradizione, è una filosofia che poi accetta anche le plurali radici spirituali, cioè il caso esemplare, non a caso lo cito, è Varela, che è stato un grande scienziato ispirato dal pensiero orientale e poi dalla pratica del buddismo tibetano. Non tutti sono Varela, no? Però un altro elemento fondamentale della teoria, del pensiero, dell'epistemologia della complessità, è la pluralità di radici biografiche, no? Insomma, certo. Poi non a caso molti, tipo Edgar Morin, sono ebrei laici, cioè no, non sono ebrei praticanti, però sono stati, come dire, allevati nella grande tradizione ebraica. Effettivamente queste radici ebraiche e orientali sono significative, fermo restando che non è che allora
siano prodotti invece di queste culture. No? E, un passaggio importante, andando sempre a ritroso, di una certa visione che nella cultura occidentale teniamo scontata, legata a come la storia dell'Occidente, come la storia dell'Occidente moderno, è quello di a un certo punto tenere un po' scontato, implicito, che nel processo di conoscenza io sono soggetto conoscitivo e fuori, no? Proprio nel processo di conoscenza di questa persona c'è il mondo, no? Semplifico molto. Nel momento in cui noi torniamo a dar valore nelle conoscenze, perché tu parli della rivoluzione delle conoscenze della vita rispetto a fisica, chimica, ma attualmente poi le conoscenze della vita, della biologia, stanno, come dire, facendo da trampolino a loro volta alle scienze della mente, della coscienza, cioè sembra quello il next step, anche se sono next step molto lunghi, cioè è tutto in parallelo, non è che uno si blocca e l'altro. Un qualcosa che invece suggeriscono tutti questi lavori, tipo Varela, ma anche questo recupero delle tradizioni sapienziali di cui oggi abbiamo una conoscenza che anche solo 100 anni fa a livello filologico, sì, storico, non avevamo, no? È quello del recupero del valore della conoscenza in prima persona, non soltanto dal punto di vista psicologico e personale esistenziale, ma anche del fatto che comunque noi siamo universo. Sì. Mentre noi tendenzialmente nella psicologia ingenua, moderna, occidentale, ci sono io, no? E dentro questa scatola che è l'universo, no? Mentre il fenomeno vivente, psichico, cosciente, autocosciente e l'esperienza introspettiva che solo io ho internamente, io come soggetto, tu è la tua, e non possiamo usare lo strumento della terza persona per discernerlo completamente, rimane sempre in qualche... è universo se stesso, è esso stesso, no? Allora, Varela cosa fece? Tentò di far dialogare le neuroscienze, quello che si ipotizza essere, adesso c'è chi ipotizza che la coscienza è un fondamentale, tipo Fagin, eccetera, e tanti altri, con quella che è l'esplorazione della conoscenza in prima persona. E la domanda è questa, è che interroga... Non senti anche tu, adesso siamo proprio ai limiti della conoscenza contemporanea, non senti anche tu che questo recupero di prassi e interrogazioni sapienziali, introspettive, ma che cercano di dialogare, come per esempio fece Varela con la conoscenza in terza persona, sono una delle piattaforme più interessanti per tornare a chiederci il senso non solo del mio esserci in quanto individuo, con la mia biografia, ma dell'esserci in quanto essere senziente, in quanto fenomeno cognitivo nell'universo, che saggezza socratica insegna non dobbiamo tenere scontato nulla. Quindi il fatto che a un certo punto nell'universo emerga la vita e attraverso la vita emerga poi la coscienza e l'autocoscienza non è scontato. Contemplare questo fenomeno non solo da fuori come un biologo, ma anche parallelamente come pensiero complesso, dialogico, esplorando l'essere questa autocoscienza, no? Che piattaforma, che trampolino, che cosa ti suscita? Mi rendo conto che non è una domanda specifica. No, anche qua, come dire, apriamo un discorso che continueremo un'altra volta, però, allora, la cosa interessante, no, che l'idea la Fagin, spesso le affermano anche astronomi o astrofisici, dicono che l'universo per esistere ha bisogno di un osservatore della coscienza, che per noi è surreale questa cosa, ma perché noi ipotizziamo che nell'universo il prima e il dopo vale rispetto alla nostra mente. Può darsi che invece ci siano circoli spazio-temporali, ma lasciamo stare, cioè, come ti ho detto varie volte, è più interessante che vengano fatte ipotesi anche molto immaginative che
in questo momento probabilmente non siamo in grado ancora di corroborare, però c'è un grande filone da questo punto di vista. Ma magari limitandosi, poi ci torniamo invece al discorso più generale. Sì. Quello che è fondamentale per l'interazione, diciamo, tra l'io e il mondo, è capire una cosa preliminare, che noi siamo molti e il mondo è molti. Allora, in realtà che cosa c'è in questa interazione? Ci sono tanti sistemi complessi, psichici e neurologici dentro e tanti fuori, e il confine non è sempre statico, no? Perché poi questo discorso della mente collettiva, già di Gregory Bateson, ha iniziato a focalizzare la ricchezza delle interazioni. Dopodiché questo rimane, secondo me, il contributo più valido di 100 anni di psicologia e di neuroscienze, no? Nel senso che quando Freud ha parlato di io, es e superio, adesso ci appare come una cosa meccanica, ottocentesca, eccetera, eccetera, però è stato rivoluzionario, perché ci dice che nel comportamento e nei processi mentali umani c'è un conflitto sottostante tra diverse istanze. No? Certo. Poi, per esempio, questa cosa si è sviluppata, per esempio, un altro autore, Ignazio Matteblanco, no? Che ha parlato di bilogica, quindi del fatto che quella che noi chiamiamo la logica, le leggi della logica razionale, vale solo per una parte. O Kahneman anche, con sì, le bias. Sì, sì. E poi siamo arrivati appunto alla fondazione dico in senso aperto, no? Di McGilchrist, il quale, riprendendo il discorso sulla i due emisferi cerebrali, ha fatto tutta una riflessione sul fatto che i due emisferi, che sono prodotto dell'evoluzione, quindi il fatto che noi abbiamo due emisferi con logiche diverse non è negativo, ma è risultato, è umano, è risultato. Abbiamo un emisfero che astrae, quindi la terza persona, e un altro emisfero che individualizza, quindi la prima persona. Per cui tutto questo discorso che abbiamo fatto al di fuori di noi, un discorso sociale, sembra che sia un discorso neurobiologico, no? Quindi questa è una, te l'hai detto, è una delle frontiere più interessanti, okay. Cioè che la neurobiologia conferma quanto abbiamo visto, per esempio, attraverso l'influenza di tradizioni su Varela, perché Varela è stato fondamentale anche sul tema noi siamo molti, cioè lui ha detto che partendo dal concetto di impermanenza così fondamentale nel buddismo e nella filosofia a cui si rifà Varela, i nostri moduli neurali nascono, si sviluppano, decadono ed entrano in conflitto e relazione con altri moduli neurali. Quindi c'è una sorta di impermanenza sottostante alla apparente, ti ripeto, apparente non è svalutativo, ma la permanenza che appare nei nostri comportamenti, no? Cioè noi siamo già il prodotto di forze cosmiche che agiscono dentro di noi, e fondamentalmente la dinamica dell'equilibrio degli ecosistemi che viene fuori dalla complessissima interazione tra attori avviene anche dentro di noi, e questo, in questo senso noi siamo universo. Finiamo questa prima parte del dialogo insieme a Gianluca. Abbiamo l'intento assolutamente di riprenderlo e sviluppare altre idee molto interessanti, e quindi grazie per chi è riuscito ad arrivare fino in fondo, e ci vediamo alla prossima volta insieme a Gianluca. Grazie. Grazie a te per gli stimoli, e grazie a questo ambiente così favorevole al pensiero, perché il pensiero è influenzato dall'ecologia, lo dico sempre. Grazie.